Bentornati alla cena dei regini dell'angolo della classifica. Abbiamo detto 50 puntate assieme, 50 puntate che tu puoi ritrovare su ilback.it e riguardarle tutte, riascoltarle tutte, vedere ad esempio le puntate storiche, quelle memorabili. E a tal proposito, visto che è successo veramente di tutto in queste puntate, la classifica di questa sera è i 10 momenti indimenticabili della cena dei regini, perché abbiamo visto di tutto, ragazzi, ognuno ha il suo momento particolare, quindi Io ho paura. aspettate, perché io inizio a dire questi 10 momenti che sono secondo me quelli un po' più salienti da commentare, poi aggiungerete con calma i vostri. Io con la logica ce l'ho già. Che ne sai? Scusa. Già, cose sue. Cioè, vabbè, va bene così. Alla numero 10, ragazzi, non potevo ometterla, la classifica delle 10 piccole bugie donne e uomini. Tante furono le classifiche, ma mai così combattute come quella sulle 10 piccole bugie che dicono le donne. La registrazione doveva avere una durata massima di 10 minuti e ne durò 45. Ragazzi, veramente. Cioè, dov'è che chiudevo, andavo a dormire e il giorno dopo li ritrovavo qua che tu scherzi, secondo me se non dicevi basta continuano a parlare, non si va basta, più. quella classifica prese tantissimo e fu veramente straordinaria. Cioè, all'interno di tutte le classifiche, secondo me era quella che prese di più. Poi chiaramente ci sono state altri momenti di aggregazione, però comunque. Alla numero 9, e pochi se li ricorderanno perché loro mi sa che ancora non facevano parte della cena dei regini, il gioco Indovina chi sono a cena, il gioco meno riuscito della storia radiotelevisiva italiana. Ragazzi, Cos'è questo? Indovina chi sono a cena, un suono random creato da Andrea alla fine delle riprese che la gente doveva indovinare. E poi alla fine una volta lo indovinò Panda da casa. E Vabbè, poi abbiamo. l'ultima volta non avevo partecipato, non ho potuto. E ha vinto lui, cioè, e poi è venuto alla cena dopo. Cosa? Vabbè, non è che, C'era ragazzi, qualcosa di. ragazzi, la house è bellina, la cena funziona, eccetera, ma ci sarà qualcosa che non fu, cioè, che un passo falso. Ecco, questo era il gioco. Indovina chi suona a cena. Questo è il gioco peggio riuscito della storia radiotelevisiva italiana, ragazzi. Raffaella Carrà non ce ne vorrà, però è andata così. E poi continuiamo. Alla numero 8, grande esperienza, la cena al buio. Tra le cene a tema, la più particolare è contestata. Contestato. Contestata, perché qualcuno si ricorderà quando creai la cena al buio su internet, qualcuno diciamo, mi scrisse: "Ah no, stai copiando una mia idea del 45 che io volevo già fare". Ma che cazzo vuoi? Ma se la cena si fa una volta a settimana e quella c'è un tema, è questo, basta, zitta, partecipa, vieni, siediti, rilassati, goditi la tua vita. Ne faremo altre, anche cena al buio, rilassati. Alla numero 7, serata tra l'altro che fu straordinaria, perché ricordiamo, io chiedevo cosa state mangiando, loro erano bendati, cosa state mangiando, e loro mi hanno detto le cose più disparate, stanno mangiando tipo verdure, no, sto mangiando dei buonissimi gamberetti speziati, thailandesi, originali, eccetera. Magia della fantasia, ragazzi, fatelo anche voi a casa, la cena al buio. Poi vedremo le altre, alla numero 7. Serata storica, serata che qualcuno ricorderà, c'erano ancora i video sui cellulari, secondo me. Halloween 2013 a Reggio Calabria, spasso con la morte. Quale idea! Una serata di Halloween indimenticabile, una scusa per passeggiare sul corso in pigiama, perché sinceramente avevo spacciato un pigiama per il vestito da Gomez della famiglia Adams, e andavo in giro in pigiama assieme a me. L'Eugenio dei tempi, che era vestito da morte e che ebbe un successo sinceramente strepitoso. Cioè, le persone lo fermavano per farsi le foto con lui vestito da morte, fu la sua. Abbiamo attraversato il corso così, con vari attestati Sì, è di stato veramente felicità e via dicendo. particolare È un vestito da morte. Un pezzo di maschera con scheletro e falce. Eugenio. Però non si vedeva la faccia. Salutiamo Eugenio, che sicuramente ci guarda da casa. Ragazzi, continuando sempre per questi punti, io vado veloce perché dico intanto queste, poi da ognuno di voi magari cercherò uno spunto.
andando più avanti, alla numero 6 ha fatto grande successo sul web, è stato il... Io forse ho capito qual è? È stato lui il protagonista, il gran panettone Maina, il gran panettone, quell'inconfondibile gusto, ecco, distrutto, ha conquistato il cuore dei reggini, abitanti immaginari, sì, la città immaginaria, e quindi vedono un uomo che mangia un panettone insieme ai suoi amici e questa cosa fece un sacco di... Non era un panettone, era il gran panettone senza canditi. E quindi questo video assolutamente non senso, fece scalpore e via dicendo. Che bella serata che è stata, il panettone non era neanche male, e poi ho scoperto che aveva anche dei trascorsi cinematografici col panettone, perché era stato già ripreso in un altro video. Lo stesso panettone. Era sempre lui, era quel panettone, ha fatto 2-3 video su YouTube. Cazzo. Quasi quasi dove me lo ritrovo come ospite a quel cioè, ciao panettone. Non è che il panettone mangiava te. può essere ragazzi. Alla numero 5, altro periodo natalizio, che poi era quel periodo un po' più ilare, più tranquillo, in cui i ragazzi ancora avevano più svago, diciamo, mentale, e quindi organizzammo la giocata Sì Oscuro Babbo Natale. Niente cattura meglio l'atmosfera di una natalizia di una buona giocata a carte. E che gioco! E che Babbo Natale! Il panda addobbato, bardato da Babbo Natale, e noi a fare questi elfi in questo giochino di carte. Io ancora ricordo poi... l'inizio, come è avvenuto. Così buon gioca Natale, a scarica un bello. Cazzo. Buon Natale, buon Natale un cazzo! Sempre, perché è la puntata numero 50, quindi possiamo dedicarci anche a quelle due o tre parolacce che ci siamo dedicate. Metti il pip. No, assolutamente. Quando hai detto addobbato mi hai fatto venire un altro metodo in mente. Il panda addobbato. Vabbè, lo vedi che sono dei momenti che poi vengono fuori alla lunga distanza. Ma ragazzi, andiamo avanti. Alla numero 3, l'ospite. Ho scelto uno tra tanti perché, ma adesso poi snoccioliamo meglio. L'ospite è i Sand Status da New York. Gli ospiti sono stati tanti e importanti, però quella sera l'idea che la gente risuonasse tra le strade di Brooklyn ci fece sognare un po' di più. Questo ragazzo che ha questa band americana, i Sound Status, che mi scrisse dicendo: guarda, vedo che hai passato i miei pezzi, mi mandò tutto il prossimo album in più, ci messimo un attimo a chiacchierare e uscì fuori questa intervista. Lui ovviamente in inglese, io ovviamente quasi ignorante della lingua, perché ovviamente poi ho snocciolato meglio la situazione, e quindi ci siamo messi a dialogare. Quanto è stato unica, bello, ragazzi. grandioso lui, Neil Matarazzo. Poi la disponibilità nel parlare con noi, comunque anche con il grazie al tuo futuro orario, che magari neanche te... Sì. Veramente è una bella serata, è una bella chiacchierata. Poi quanto è romantico pensare alla cena tra le strade di Brooklyn, tra quella pizza, bello, quei fumi che escono dai tombini, quell'atmosfera americana, e c'eravamo anche noi, ragazzi. Poi ospiti ci sono stati tantissimi, quindi poi ne parleremo con calma. Alla numero 2, ragazzi, evento tragico di tutta la cena dei reggini. Loro già sorridono perché hanno capito di cosa si tratta, maledetti. E non è andato in onda la caduta del professor uno degli ospiti più importanti della cena dei reggini, una cena che cede ed il momento più imbarazzante mai accaduto intorno a questa tavola, perché lui era qui, il professor Pissias, professore dell'università di Atene, è venuto qui, sta facendo un ragionamento anche infervorato parlando dell'idrolisi e via dicendo, no? A un certo punto diciamo che si era rilassato un po' troppo, le sedie hanno qualche piccolo cedimento, e cadde durante, io che rimasi bloccato a guardare così. Era la guru meditation, si chiamava. Però, mentre io facevo però c'è da dire un'altra cosa. Spieghiamo intanto che le sedie sono messe a 2-2 proprio per evitare questi risultati, perché su questo pavimento vanno a slargare. C'è aggiungo un'ultima cosa, perché lui l'ha presa anche molto bene, perché si è subito alzato e ha detto: questo è colpa dell'idrolisi.
parlare in inglese. Hydrolysis. Grande, grande professor Pizzi, siamo ancora in contatto con lui. Sta facendo una cosa bellissima per il nostro mare Mediterraneo, in continuo contatto, perché sta continuando quel gemellaggio Grecia-Italia che iniziò proprio qui, in quelle due serate che passò qua a Laos, che è stata così protagonista di questa cosa, ragazzi, bellissimo. E adesso la numero uno. La numero uno. Quale sarà il momento storico della cena dei regini, ragazzi? Il sushi. Lui dice il sushi, chi è stato? Chi ha detto il sushi? Lui ha detto il sushi. E a me viene in mente, sebbene rischi di essere un pochino ripetitivo, quando esattamente circa un anno fa abbiamo letto i messaggi che hanno scritto le persone durante il Tanabata. Ah, durante l'altro Tanabata, è vero. Che abbiamo letto i messaggi chi in spagnolo, chi in inglese, chi in giapponese. C'era veramente di tutto, perché durante questa serata la gente può attaccare i messaggi con i buoni propositi per l'anno prossimo nell'albero dell'Aus. Noi li abbiamo letti, ovviamente dando il consenso durante la trasmissione, è venuto fuori delle cose veramente molto straordinarie. Quindi mi viene in mente questo, scritto tutto da panda. No, c'era veramente tutto spagnolo, anche in spagnolo, non lo so. C'era anche un messaggio che iniziava con quella che poteva sembrare una piccola dichiarazione d'amore a Pusher, che tra l'altro si sarebbe sposato lì a poco. Quando inizia a leggere, lui, no, calmati ragazzo, che è uno scherzo. Paura. Momenti per voi importanti della cena dei regini, che è qua da un po'. Il pollo di Luca con le sedie. Le sedie sono arrivate. Beh, io sono qui da poco, avrei detto decisamente il professor Pissiva. Valeria? No, io non ho, cioè, per me non è tutto un insieme, cioè venire sempre insieme, aver conosciuto belle persone, infatti anche il fatto che se ce ne andiamo comunque mi dispiace, cioè mi piace la fiducia, perché comunque sono sempre bei rapporti, persone che ti restano nel cuore, quindi quello. Bella, anche perché io lo dico spesso, qua si registra quella che è un'oretta scarsa di trasmissione, poi ci rilassiamo fuori, parliamo, chiacchieriamo e nascono veramente cose incredibili, quindi dai, vabbè. Ma la vedremo anche da... Ma certo che torni, poi lo vedrai anche a distanza. Insieme, quanto è la famiglia, quella è la cosa più... Quanto è bella. Farebbe commuovere anche a me se non fosse che non ho un cuore. In realtà se fosse, il momento più bello era proprio la cena al buio, perché noi non eravamo mai stati qua, ci dicevamo ma chissà dove stiamo andando, è vero. Poi dice la prima cena, la cena al buio, 20 anni, sarà una festa, dai, scopriamo, c'è questa cosa strana. No, noi invece siamo arrivati subito dopo la visione della cena. Avete visto quanto eravamo pazzi, ho detto dobbiamo partecipare. bello, lasciamo Valeria un attimo e parliamo con Andrea, che sicuramente dirà qualcosa di profonda e intelligente. Vai. No, secondo me la prima cena è nella nuova house, assolutamente, che era quella più particolare, quando la gente è entrata qua correndo, che andava in giro, che bello. Hanno iniziato a giocare con le luci, perché ovviamente devono sempre abusare della mia gentilezza, e poi e basta, cioè quello è il momento che tu vedresti. Sì, è stato vedere l'Aus come era prima e l'Aus come era adesso, e mangiarci dentro per la prima volta alla cena. E soprattutto mettermi là a fare tatta con le lucine, perché è bellissimo, ragazzi. Sarà, sei viziato anche per questa, di questa trasmissione, ragazzi, andando avanti, voi da pochissimo siete qua, avete un momento già particolare. Sushi. Modestamente. Un momento particolare. Esatto, sushi, ragazzi. Un momento. Ma tutte in generale, tutte quella. Tutte in generale. Tutte momenti particolari. Ma come diceva Valeria, si sta bene, e questa è la cosa più importante. Bellissimo.
loro sono nuovi, è la prima cena dei regini, quindi io come dico stato... quando parliamo di questa cosa, io prima per uscire, l'uscita era quella del sabato, del venerdì, ora adesso è il martedì, istituzione. Loro sono appena arrivati alla cena, la loro prima cena, quindi avrete spero però di farlo. Posso per arrivare la faranno coincidere con questo ricordo un po' triste dell'Italia, però poi una cena tra amici, voglio dire, si è ripreso. Tutte belle le cene, tutte belle le cose, ragazzi. Io vi dico quale avrei messo alla prima posizione a livello personale, perché comunque ci sono stati tantissimi momenti particolari. Tra l'altro ricordo, la cena è diventato un programma radiofonico dopo, perché comunque all'inizio era solo la cena dove si mangiava, eccetera. 3 ore ricordo la prima registrazione che durava, boh, lasciamo stare. Alla numero 1, la prima cena. La prima cena in generale, le 3 persone sedute a un tavolo e un pazzo, che sarei io, che dice: ragazzi, penso sia l'ora di riaprire questo posto. È passato più di un anno da allora e pensa tu. Allora, è stata la data della prima cena? Neanche si ricorda, è scolpita su una tavoletta ellenica che è di là. No, 2013 o 12? Non me lo ricordo, 2000, era il 2012 forse, no 2013. Non me lo ricordo, mi sembra ancora di prima. Guarda, è di una semplicità colossale, se si fa 4 volte al mese per 12, 40. No, per capire la prima volta. Un anno? C'è stato registrazioni, però prima già si faceva la cena in versione solo cena, senza la registrazione del programma. Quella... Io parlo della prima cena, c'eravamo io e altre 2 persone seduti a un tavolo e dissi: oh, perché non riapriamo questo posto? Dopo se il... non ricordo male, la primissima cena fu a fine 2012. Proprio sul finale del 2012, sì, inizio 2013 sarà stato quel periodo là. E pensa, allora era ancora la vecchia house, eravamo nel vecchio salottino di là, che anche in 3 stavamo pure scomodi perché c'era il tavolo che si muoveva, c'erano 2000 cose, però sono morti di colesterolo. No, uno era no, uno era Pusher, che adesso non c'è, però comunque è rimasto ancora vivo, e l'altro era Lea, che partecipò alle prime cene e poi per motivi non è potuta venire ulteriormente. Ragazzi, quante ne abbiamo combinate? Se posso aggiungere alcune mie, che uno ne hai messo. Vai. A parte una più stupida, che è giusto per ricordare, una volta facciamo i bloopers, cioè i fuori scena, e una volta facciamo anche le scenette con le classifiche. Ce n'era una in cui parlavamo dei film horror, e dice cose da non fare, che ti facevano in un film horror, e c'era Buck, doveva buttare in aria le chiavi e riprenderle in mano. Tu le vedi, tutto convinto, buttare in aria e... L'ho fallito. E quella fu una serata straordinaria, perché noi facevamo della classifica per ogni punto, un mini spezzonno, sì. Sketch. E abbiamo fatto gli sketch tipici, gli errori tipici dei film horror, sketch dopo sketch. Cioè vedi una telecamera, ma neanche 10 persone eravamo, e quindi ognuno faceva un ruolo tipico del film horror. Io facevo la morte. Io facevo la morte quella volta, e abbiamo rifatto queste scene. Poi la seconda non è proprio cena dei regini, ma comunque un callback. Era Natale ed eravamo al comunale vicino al Bart, e visto che non c'era un albero mi sono prestato ad essere addobbato tipo albero, perché c'è stata il famoso anno quando ci fu quella mega polemica per quell'albero di Natale che non si poteva vedere. Noi siamo andati ad addobbare quell'albero di Natale e non si poteva vedere, invitando sì l'anno scorso, c'è già la data. Noi siamo andati dicendo alla gente: noi facciamo questo, ognuno se viene qua e mette una decorazione, comunque l'albero viene una cosa carina e soprattutto fatta da tutti. Quando siamo arrivati l'albero l'avevano già cestinato, quello d'albero, e allora abbiamo detto: visto che non c'è nessun albero, addobbiamo il panda, l'abbiamo messo dubitato, sì. Cioè la gente che lo poteva addobbare sotto gli occhi critici di Lamberti Castronuovo, che andava in cuore e che gustava la scena inorridito, perché ovviamente voglio dire. Bella scena, però. Io ricorderei le frasi continuamente dette e ridette alle prime scene, come ad esempio: panda sei mio. No. Avanti. Ricordati che si copre un altarino. C'è la lunga storia. Lasciamo stare. Andiamo avanti. E insomma, quante cose, quanti ospiti, quante situazioni. Chissà quante ne vivremo ancora.
altre almeno 50 cene, auguriamocele, perché voglio dire, anche chi l'ascolta da casa le vuole vedere, ma soprattutto ragazzi, un pensiero particolare deve andare a un ospite, che sarebbe voluto essere ancora ospite ma non ce l'ha fatta, perché a volte la vita è imprevedibile. Lui è venuto qua, mi sembra, per due cene, aveva suonato, ha fatto gli intermezzi, quando ancora l'altro, la trasmissione non era, non andava in onda, era un percussionista grandissimo, Nino Ripepi, il maestro, come lo chiamavo io, e lo salutiamo con un applauso. Perché lui venne e si trovò benissimo e voleva tornare per svariati motivi anche al suo lavoro, e via dicendo, non, ha, non abbiamo avuto mai modo di concordare, e mi rimase sempre quel messaggio in cui dice tornerò, guarda, appena è possibile, tornerò, e poi purtroppo non ce l'ha fatta. Ragazzi, comunque, la cena dei regini, il bacco.it per seguire anche tutto questo. E noi ci vediamo settimana prossima con una nuova puntata della Cena Regini, se tutto va bene. E voi seguite gli eventi e tutti i video sul bacca.it. Un saluto dal Bacca e dai ragazzi della Cena dei Regini. Ciao! Grazie dell'attenzione, ciao!